torniamo ad occuparci di sanità, in particolare di medici di base e visite specialistiche. E oggi ho il fior fior dei medici qui in studio con me, perché abbiamo il direttore generale della ASL numero 10, dottor Carlo Bramezza, bentornato. Poi abbiamo il dottor Alessandro Calderan, medico di base, medico di famiglia, medico di medicina generale, come vi devo chiamare adesso? Medico di famiglia. Medico di famiglia, Musile di Piave. E abbiamo il dottor Xausa, coordinatore dei medici di medicina generale. E medico di medicina generale. E medico a San Stino. Sì. Esatto, bene. Allora, partiamo dal direttore generale. Alle mie spalle, nei monitor, c'è uno sciopero dei medici di famiglia. Perché? Le spiego l'antefatto. Questo è, riguarda Padovano, azienda ospedaliera numero 16 che era diretta dal dottor Cestrone nel 2011, esatto. Bene, allora, il medico di base, medico di famiglia, manda il paziente a fare una visita specialistica. Dopodiché, che cosa accade? Il paziente deve essere seguito dallo specialista e quindi lo specialista deve occuparsi di programmare le altre visite, le ricette, o il paziente deve ritornare dal medico di famiglia, dal medico di base. Lo sciopero dei medici di famiglia diceva no, il paziente deve seguire il percorso con lo specialista al quale è stato affidato, direttore generale. Era un'azienda sanitaria nel Padovano. Ci sono anche delle circolari della regione in merito, ci sono stati anche degli indirizzi. Io dico due cose fondamentali. Una è che comunque il medico di medicina generale deve avere sempre sotto controllo la situazione clinica del suo assistito e quindi deve comunque risultare lui il perno, diciamo così, il perno di tutta la situazione clinica dell'assistito. Però tutte quelle volte in cui i percorsi diventano burocrazia, questo assolutamente non va bene e su questo dobbiamo migliorare. Per far questo ci vogliono due cose secondo me fondamentali. Uno è una forte informatizzazione dell'attività della medicina, che a noi come azienda, dico la verità, siamo molto indietro su questo rispetto ad altre aziende, su quali stiamo investendo negli ultimi anni, sono investimenti molto importanti, ma abbiamo ancora negli ospedali dei medici che scrivono ancora a mano, diciamo così, mentre oggi dovrebbe essere tutto informatizzato con uno stretto collegamento anche con il territorio e quindi con i medici di medicina generale. Quindi sicuramente bisogna informatizzare, sicuramente bisogna creare un miglior rapporto tra i medici ospedalieri e i medici di medicina generale. Questo l'abbiamo avviato, abbiamo iniziato un percorso che non è facile, ma sono due importanti categorie che sono tutte e due medici, si occupano di sanità, ma che vivendo su settori opposti molte volte sono in contrapposizione tra di loro dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista, e questo non deve avvenire. Ci vuole un maggiore dialogo tra il territorio e l'ospedale proprio per evitare questi inconvenienti che appunto abbiamo visto possono portare ad un'eccessiva burocrazia. Però il ruolo del medico di medicina generale deve essere sempre centrale per il suo assistito. Bene, grazie direttore. Io adesso passerei la domanda al dottor Calderan, che tra l'altro è lei che mi ha sottoposto alla mia attenzione questo problema, problema tra virgolette, insomma è brutto parlare di problema. Lei è medico di base, come la vede invece da medico di base questo percorso che il paziente deve fare? Sicuramente. Noi come medici di famiglia dovremmo avere sotto controllo la situazione generale del paziente, però dobbiamo anche come organizzazione, come azienda, penso, dovremmo un po' curarci e prenderci cura anche di quelle situazioni tipo l'anziano, tipo chi deve prendersi il permesso dal lavoro, tipo tantissime tipologie per cui magari va dallo specialista, lo specialista gli prescrive 3-4 accertamenti. Questo deve tornare da noi, deve fare le ricette, dopo deve tornare a prendere l'appuntamento e poi deve coordinare i vari esami in modo da poter tornare alla visita di controllo nei tempi adeguati e quindi cioè, c'è una perdita di tempo notevole.
Non è che a noi secchi sta cosa, sinceramente, di stampare due ricette in più, le 500 che facciamo ogni giorno, 502 non è quello il problema. Il problema è cercare di favorire le persone che molto spesso si trovano a dover perdere ore, quindi lei sia pensa... in ospedale che da noi. Quindi lei pensa che se lo specialista seguisse il percorso del paziente, questo sarebbe un'offerta migliore che la sì. sanità dal paziente? No, sicuramente, anche perché può scendere dall'ambulatorio, prendere l'appuntamento nella stessa giornata, coordinare gli appuntamenti in modo da andare alla visita successiva. Se l'organizzazione fosse perfetta, potrebbe farlo una segretaria dello specialista stesso, in collegamento col CUP. Dopo ritorno al direttore generale, perché diceva se l'organizzazione, organizzazione si riferisce all'azienda, poi torniamo a lei. Abbiamo un altro medico di medicina generale, un altro medico di base. E la sua opinione invece a riguardo? La mia opinione ovviamente coincide e posso concordare sia con il concetto che ha detto il direttore generale, ma che è stato ribadito anche dal collega, che il medico di famiglia è il medico del paziente e deve seguirlo in modo continuo, però dobbiamo anche cercare di evitare al paziente che spesso è anziano e ha difficoltà a muoversi, spesso è un lavoratore, spesso c'è il figlio che lavora che deve prendersi mezze giornate di lavoro. Allora, noi dobbiamo cercare di semplificare i percorsi per i pazienti. Quello che noi chiediamo è che quando inviamo un paziente dallo specialista e questo specialista ritiene che per poter darmi il quesito occorre un esame, il paziente non debba venire da noi semplicemente per far trascrivere l'impegnativa e poi andare ad eseguirla e portarla allo specialista, ma che lo specialista faccia lui l'impegnativa, certo. E poi il paziente vada dallo specialista e ritorni da noi col quesito, con tutta la documentazione. Questo sarebbe importante anche per responsabilizzare lo specialista e fare in modo che non vengano prescritti esami inutili o peggio ancora pericolosi per i pazienti. Faccio inutili, un esempio. Beh, pericolosi è gravissimo, inutili poi è un carico di spesa per l'azienda. Ma senza pensare ai costi che ci sono, pensiamo alla pericolosità di alcuni esami. Spesso ci capita che ad alcuni pazienti, in modo quasi automatico, meccanico, alcuni specialisti prescrivono, ad esempio, delle TAC con mezzo di contrasto. E noi ci troviamo il paziente che arriva, magari per qualche volta addirittura con l'impegnativa rossa fatta dallo specialista, ma senza il modulo per gli effetti collaterali. Che deve essere compilato dal medico di base. E lo mandano da noi. Infatti. Però spesso ci troviamo dei pazienti che hanno delle controindicazioni per cui quell'esame diventa pericoloso. Cioè TAC con contrasto prescritta a pazienti con insufficienza renale. Quindi lei sta dicendo che comunque nel percorso di visite ci sono delle cose che solo il medico di famiglia può sapere a riguardo del paziente, quindi è bene che lo però, segua? Il mio concetto è che se lo specialista dovesse fare lui l'impegnativa rossa ma anche il modulo, a questo punto prima di prescriverlo rifletterebbe un attimo e penserebbe al paziente nella sua totalità. A un paziente con insufficienza renale non lo prescriverebbe, anche perché poi il medico di famiglia si trova in grave difficoltà a negare quell'esame, perché un esame prescritto dallo specialista per il paziente è necessario. Sì, forse anche per questo, se posso interrompere, quello che dicevo prima, che comunque il medico di medicina generale deve essere lui ad essere, comunque, perché è lui che conosce tutta l'anamnesi, tutta la storia del paziente, si evitano poi che vengano fatte, perché magari lo specialista non lo sa. Infatti da quello che stava dicendo il dottor Exausa pensavo la stessa cosa. Sì, sicuramente bisogna evitare che il percorso diventi un percorso meramente burocratico, su questo non ci sono dubbi, l'informatizzazione ci potrà aiutare molto in questo, dobbiamo in questo, come ho detto prima, recuperare, bisogna creare un collegamento più diretto tra lo specialista e il medico di medicina generale, perché a volte magari basta una semplice telefonata per lo specialista per avere delle informazioni al medico di medicina generale e viceversa, quindi basta sempre, ma comunque anche con il fascicolo
elettronico, cioè la cartella informatizzata che potrà, a cui potrà accedere il medico di medicina generale, lo specialista. È un percorso questo fondamentale al quale sta lavorando alacremente la Regione Veneto e andrà in porto prossimamente. Ecco che avremo lo strumento per cui anche lo specialista potrà prescrivere, diciamo così, quegli esami che magari pericolosi perché comportano, senza magari incorrere nel pericolo che dicevamo prima. Questo secondo me si può lavorare. Facciamo parlare, io sono il direttore generale e quindi mi assumo la responsabilità di costringere i medici di medicina generale e gli specialisti ambulatoriali e ospedalieri a parlare di che più, perché magari se ci fosse più comunicazione si risolverebbero maggiori problemi. Magari partiamo con, faccio una proposta, la faccio qua in diretta, se loro condividono, potremmo partire magari con una specialità, con la cardiologia magari, che è un'unità operativa molto efficiente nel nostro territorio e prescrivono, effettuano molte visite specialistiche, sì, e possiamo, sì, partire da loro. Ecco, dottor Calderan, che cosa, innanzitutto lei com'è con l'informatizzazione? È a buon punto o è uno dei medici? Penso che non ci sia nessuno. Che... No. No, attualmente no. No, comunque, dico un dato, sì, che a livello mondiale gli ospedalieri sono i meno informatizzati tra i medici. Il problema che hanno è la tastiera. Gli ospedalieri. Non solo loro, però in particolare loro. Noi medici di famiglia in tutto il mondo siamo stati costretti ad utilizzare la tastiera, quindi dopo 15 anni che la usiamo adesso siamo abbastanza veloci. Il problema che ci potrà essere, io vedo, è quello proprio della manualità. Quindi anche se partirà il fascicolo elettronico, però uno batte così i tastini, non riuscirà ad andare. Per cui dovrebbero essere stimolati prima in prospettiva del fascicolo elettronico. Esatto. Si può partire prima magari con dell'esperimentazione. Sì, la cardiologia sicuramente potrebbe essere un ottimo trampolino, diciamo così, di prova di questa nuova. Io ci sto. Dottor Calderan, un'ultima cosa. Lei che mi ha proposto l'argomento sciopero dei medici di famiglia, lei è favorevole? No, ma è stata un'iniziativa, sì, dei colleghi di Padova che ha portato dei frutti a una riunione in consiglio regionale. E questa idea lei come la vede? Ha portato frutti, è una cosa positiva, può essere riproposta? No, se il capo qua dice... ha già detto che vi... No. Se detto, no, è inutile. Non hai tempo questo di fare scioperi, è solo tempo di rimboccarci tutti quanti le maniche perché c'è solo da lavorare. Se c'è la volontà da parte di tutti di migliorare le cose, i problemi si risolvono e i cittadini sono contenti. Dottor Sausa? Penso che lo sciopero nella nostra USA dovrei indirlo io. Però... No, noi non abbiamo intenzione di fare scioperi, noi abbiamo intenzione di collaborare. Noi abbiamo intenzione di semplificare i percorsi per il paziente. Questo sì. Nell'incontro che avevamo fatto sulle medicine di gruppo avevamo detto come, organizzandole bene, potremmo fare molti servizi per i pazienti. Mm-mm. Noi vorremmo, quando prescriviamo noi, essere noi a mettere in appuntamento il paziente, già noi a valutare in diretta la priorità e i tempi d'attesa che si ritrova il paziente e anche quando mandiamo dallo specialista vorremmo che il nostro paziente sia trattato bene, eviti code inutili e, ripeto, dicevo prima, lo specialista valuti bene anche le controindicazioni per gli esami che prescrive, perché una buona anamnesi la può fare chiunque, non dico molto lunga, ma chiedere. Se un paziente ha insufficienza renale non ci si mette molto tempo. Sì, dottor Calderan, questi sono i problemi più grossi che emergono nell'affidare totalmente le cure ad uno specialista? O c'è altro? Cioè, il fatto che... No, io se fossi un amministratore cercherei anche così di vedere cosa viene prescritto, da chi viene prescritto, il 55% della spesa sul territorio, bisogna vedere in effetti da chi viene gestito, cioè, come diceva il collega, spesso certi esami ridondanti, certi esami... Come si fa? Lei che è un medico di base e vede, ci sono degli esami, direttore generale, che vengono prescritti in più, possono essere far male, ma sono anche se un po' posso dire, noi, sì, noi regione... Cioè, c'è bisogno di un controllore? Sì. Ma no, c'è bisogno di un regista. E il regista...
è la squadra, è la collaborazione. Noi in Regione Veneto in questo momento siamo in grado di sapere in sanità tutto su tutti. Quanto prescrive il dottor Calderan, quanto prescrive il dottor Sausa, se prescrivono in maniera appropriata, non appropriata. Noi i dati li abbiamo tutti, bisogna utilizzare questi dati per far funzionare meglio il servizio. Quindi bisogna parlarsi di più e collaborare di più. I dati ci sono, basta solo utilizzarli e su questo dobbiamo impegnarci tutti. È chiaro che i medici di medicina generale, come diceva il dottor Calderan, è già da anni che usano l'informatizzazione. La Regione Veneto ha investito molto su questo e loro già da anni utilizzano gli strumenti informatici. L'ambiente ospedaliero è un ambiente che di per sé parte dopo, perché magari aveva altre priorità, aveva altre, però bisogna che l'informatizzazione, siamo nel 2014, sia lo strumento di base. Noi, ripeto, come azienda in questo siamo un po' indietro, ma stiamo recuperando fortemente. Perfetto, va bene. Io vi ringrazio tantissimo per essere intervenuti appunto a parlare di medici di famiglia, che è il passaggio più vicino al cittadino. Il cittadino si rivolge al medico di famiglia per tantissime cose. Bene, ringrazio il direttore generale, il dottor Carlo Bramezza, il dottor Alessandro Calderan, medico di base, e il dottor Xausa, medico di base. Grazie.